ripartire sono i giocatori per l'aspetto economico. Eh sì, infatti, perché molti ci vivono di quelli che giocano fuori. Sto zitto. No, vediamo se parla. Vediamo, No, adesso io aspettiamo se vedo parla. sempre il vostro simbolo del dodicesimo. Ok. Ok, no. La diretta ci pensiamo noi su Facebook. Infatti a voi non devo fare niente, questo mi fa felice. Adesso aspettiamo un attimo. Li senti da me. da me sicuramente, sicuramente da me. Sì, ma non è un problema. Allora, Marco. Ok, mi sono Allora riattivato Marco, io anch'io. direi che tra 2 o 3 minuti partiamo come al solito, che tu fai la presentazione, poi lasciamo parlare il mister. Perfetto. Ottimo. Avverto già che ci potrebbero essere ogni tanto qualche lieve disconnessione di 4-5 secondi, perché ho il computer che sta iniziando a fare molta fatica e nel caso comunque chiederemo al mister di appunto ripetere i Va pezzettini che ci bene, siamo persi. va bene, va bene. Per me puoi partire, Marco. Va bene, intanto partiamo. Come al solito rimarrà tutto sulla pagina, quindi anche chi arrivasse in ritardo o per chi lo verrà magari domani sa che c'è tutto quello che diremo senza tagli, quindi mister mi raccomando a quello che dici. Va bene, sto attento. Ho il piacere quindi di presentare Mr. Gori, che in realtà non credo abbia bisogno di presentazioni. Mister dell'Alfonsine, l'anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza guadagnandosi sul campo la Serie D. È rimasto all'Alfonsine per affrontare, imparare, migliorare, confrontandosi in un campionato molto complicato. E so bene quello che dico perché stiamo collaborando col mister per quello che riguarda la videoanalisi ed è il girone di serie B è veramente difficile e poi lascerei già la parola a lui perché come ho detto non ha bisogno penso di presentazioni. Marco, ti ringrazio, è stato troppo gentile. Grazie a tutti, grazie dell'invito, veramente siete stati molto gentili e sono disponibile a fare questa chiacchierata e mi fa molto piacere condividerla, soprattutto in questo momento dove siamo obbligati tutti a stare nelle nostre case. Guarda, come prima cosa ti dico, io vi ho inviato, abbiamo fatto una chiacchierata e vi ho inviato l'assetto. Prima della partita del ritorno con il Fiorenzuola, la partita che abbiamo scelto fare. Nel senso, noi siamo una realtà molto piccola, con strutture non troppo all'avanguardia per il campionato di Serie D e ci alleniamo la sera. Questo ovviamente comporta a una buona limitazione di quello che magari l'allenatore vorrebbe fare. Magari nei pre-allenamenti, nei post-allenamenti, perché ovviamente, soprattutto nei periodi invernali, si fa allenamento quando le temperature piuttosto rigide. Però, andando al pratico, la nostra settimana di allenamento prevedeva 4-5 allenamenti. La settimana con il Fiorenzuola 4, perché venivamo dalla vittoria della partita in casa con il Progresso. Quindi, tra i tanti escamotage che bisogna avere quando si lavora nei dilettanti, c'è ovviamente anche quello del premio.
Quindi noi quando vincevamo comunque facevamo delle prestazioni che io ritenevo importanti, tra cui anche quella che abbiamo fatto a Firenzuola, lasciavo il sabato mattina libero alla squadra. Tendenzialmente, guarda, il mio lavoro ovviamente parte dal lunedì. Il lunedì io inizio il lavoro sugli avversari, cioè il lunedì principalmente io mi scarico tutte le carriere di tutti i giocatori della squadra che devo andare a affrontare. Quindi cognome, nome, piede, età e tutta. Giocato. Quello poi mi serve per delle analogie che vado a ripercorrere sugli allenatori o sulle carriere dei giocatori veri e propri. Finito questo, riguardo la nostra partita, quindi la partita la domenica, dove lì mi appunto tutto il lavoro che poi il mio vice farà il martedì, che dopo vi spiego. E inoltre inizio le statistiche sugli avversari. Allora, diciamo che il calcio non è per niente una scienza esatta. A me piace cercare di limitare l'errore e la casualità alla percentuale più bassa possibile. Quindi io faccio delle tabelle dove mi scrivo e vado a rintracciare. Ovviamente in Serie D mi è più facile perché gli apparecchi video sono tutti molto aggiornati. Mi scrivo tutti i gol che la squadra dove io vado a giocare ha fatto o subito, cioè la modalità di come li ha fatti e la modalità di come li ha subiti. Questo mi permette di arrivare alle prime statistiche su che cosa possono soffrire particolarmente e in che cosa possono eccellere particolarmente, oltre ovviamente alle solite statistiche sui marcatori, su quelle cose lì, che quelle sono, diciamo, di routine. Ti dico la verità, guardo poco le statistiche dei gol fatti, dei gol subiti, del fuori casa, dell'in casa. Preferisco guardare la modalità di questi gol fatti, di questi gol subiti. Fatto questo, io il martedì e di solito lunedì mi sento con voi per le partite degli avversari. Mediamente, il mio ideale è analizzarne 5. 5 per ogni avversario che affrontiamo. Possibile, comunque, mai meno di 3. 3-4 mai meno. Inizio il martedì mattina. Martedì mattina guardo in media due partite subito, quindi mi alzo presto, alle 7:30-8 sono davanti al computer e guardo due partite degli avversari. Cerco di guardarle in maniera, come io dico, agnostica, cioè senza pensare a io in quella situazione lì farei così per metterle in difficoltà. Scrivo pagine, 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 perché io sono vecchio all'antica, scrivo tutto a mano, quindi guardo, fermo, fermo, riguardo, rimando indietro e mi appunto tutto, che è quello che secondo me va dalle caratteristiche dei singoli giocatori alla sistemazione difensiva, in possesso, in non possesso, lo sviluppo dell'azione, palle inattive, tutto. Arrivo poi a preparare l'allenamento del martedì, che è l'allenamento, diciamo, dove secondo me l'intervento dell'allenatore è meno pressante. Io sul campo sono molto diverso che fuori dal campo, quindi cerco di. Io sono uno che interviene tanto, cioè guida tanto le esercitazioni, sono tanto dentro le esercitazioni, sia per stimolare i giocatori che proprio per guidare le esercitazioni. Quindi il martedì cerco di farlo il meno possibile, questa cosa qui. Quindi noi tendenzialmente, io farla alla squadra 5-6 minuti prima, non mi piace fare dei sermoni dentro lo spogliatoio incredibile. È chiaro che quest'anno sono capitate 3 o 4 volte che avevamo bisogno di fare delle chiacchierate anche di tre quarti d'ora perché sapevamo che il campionato ci avrebbe posto di fronte alle difficoltà strutturali, sia per la nostra realtà, sia per il budget con la quale avevamo fatto la categoria. Penso che un budget come il nostro sia difficile trovare nelle squadre di Serie D, quindi magari occorreva qualche martedì fare una rispolveratina sull'ambizione, sulla voglia di emergere, sulla voglia di voler arrivare ad essere qualcuno nel calcio, e queste cose qui ogni tanto hanno bisogno di essere ripetute, soprattutto ai più giovani. Detto questo, sempre una tecnica ludica, tutti insieme, ti dico, a bassa intensità, che presupponeva la partecipazione di tutti i giocatori, sia che aveva giocato, sia che non aveva giocato. Tendenzialmente divise in stazioni o in esercitazioni veramente dove l'impegno cognitivo fosse pari a zero, perché il giocatore il martedì è troppo influenzato sia positivamente che negativamente da quello che è stata la partita, sia perché lo stato d'animo di chi ha giocato e di chi non ha giocato è completamente diverso. Finito questa attivazione, che presupponeva più o meno un 20 minuti buoni, noi dividevamo il gruppo in due parti. Tu
Kiev aveva giocato almeno 70 minuti, andava col preparatore, e chi invece non aveva giocato almeno 70 minuti lavorava con me e il mio vice. Con il preparatore facevo un lavoro totalmente a secco, perché noi abbiamo tanti giocatori che non si sanno gestire. Cioè non si sanno gestire, non sanno gestire il piccolo fastidio in un allenamento con palla, e questo ci portava delle problematiche nelle successive sedute di allenamento. Quindi martedì chi aveva giocato 70 minuti lavorava principalmente a secco e lavorava sul rafforzamento, quindi su core stability, sul lavoro aerobico, su tutto quello che è il classico lavoro presa per chi ha giocato 80-90 minuti. Finito questo lavoro qui andavano subito a vedere gli errori commessi la domenica con il mio vice. Tutto questo individualmente, perché si sa che magari i giocatori, quando si parla di errori, io penso che sia sempre bene farlo vedere individualmente, a meno che non siano, diciamo, errori di concetto di reparto, che allora li facciamo vedere globalmente. Quindi andavano uno per uno nel nostro spogliatoio, 5-6 minuti a testa, guardando gli errori, le cose, a volte erano anche magari sottolineature di cose positive fatte nella partita antecedente. Gli altri invece, nell'allenamento per esempio che vi ho mandato, avevano svolto un possesso palla che era un 4 contro 4 più 3 jolly, classico, quindi in un campo di 25x20 con varie tipologie. Partivamo prima solo sull'intercetto e poi dopo giocando ovviamente con contrasto, un'intensità crescente. E poi diciamo che il possesso palla, la prima esercitazione di possesso palla era sempre standardizzata, cioè sempre uno o due esercitazioni di possesso palla ad intensità crescente il martedì per quelli che non hanno giocato. Finito questo lavoro qui, questo martedì avevamo fatto dei 2 contro 1 aerobici, quindi delle serie di 2 contro 1 che a navetta prima di giocare il 2 contro 1. E terminato questo invece avevamo fatto delle gare di 2 contro 2 con doppio pallone, quindi che prima partiva una coppia con un pallone e poi immediatamente veniva giocato il pallone all'altra coppia per rigiocare il 2 contro 2. Tendenzialmente per me il martedì è un allenamento assolutamente aspecifico, cioè dove tutti fanno tutto, non lavoro a livello di caratteristiche di ruoli. Perché secondo me il giocatore il martedì, sotto questo, ripeto, sempre presupponendo la tipologia di squadra che avevamo noi, ha bisogno di lavorare nella sua globalità. Nella sua globalità vuol dire possessi palla dove non presupponevano sviluppi per ruoli, esercitazioni poi, adesso in questo martedì qui no, però in altri c'erano anche delle partitine 5 contro 5, 6 contro 6, ovviamente i giocatori giocavano nel loro ruolo della domenica, però dove il mio intervento tattico non ha una preponderanza così alta e dove cerco di essergli meno sul fiato, sul collo possibile, anche se poi lo faccio lo stesso, quindi è un'intenzione ma non sempre corrisposta nel campo. Questo è... Ah, prima che mi dimentico, perché se no gliel'avevo promesso che avrei salutato Mattia Manfredini, il mio carissimo amico che sta seguendo la diretta, e prima che mi dimentico lo devo salutare, perché se mi dimentico faccio una figuraccia, non va bene. E questo è il lavoro che noi facciamo il martedì. Hai qualche domanda, Marco? Mi vuoi dire qualcosa? No, sono Max, sì, infatti Mattia Max, Manfredini, scusami, si è fatto sentire, ha scritto Matti sei il numero uno, ma dillo che ti preparo io l'allenamento del martedì con le fattine che ridono. Grande. No, diciamo, questo era l'allenamento del martedì. Se hai qualche domanda su qualche cosa, dimmi tutto quello che vuoi. Una cosa che ti chiedo, ti anticipo già un po' sulla video analisi. Sì. Tu mandi le partite nel gruppo ai tuoi ragazzi? Come la gestisci? No, ti dico. Allora, quest'anno parecchi giocatori mi chiedevano la partita integrale della domenica, quindi gliela giravo privatamente il lunedì tramite mail. Io il martedì, io e il mio vice, poi in alcuni interventi li facevo io, ma il 99% li faceva Andrea, che è il mio vice. Ci trovavamo prima per decidere bene tutte le cose, gli appunti da fare ai ragazzi, e poi loro uno per uno, tra il martedì, tra il pre e il post allenamento, e il mercoledì nel pre allenamento, vedeva tutti i giocatori che avevano giocato. Purtroppo noi non avevamo una sala video, non avevamo una possibilità di avere un
un ritrovo dove poterci mettere a sedere tutti quanti insieme. Quindi dovevamo fare questa, dovevamo per forza attuare degli stratagemmi per poter essere efficaci. E quindi lo facciamo individualmente. Ok, ok. Quindi voi avevate una saletta apposta lì in sede o usavate lo spogliatoio? Nel nostro spogliatoio avevamo adibito, diciamo, una parte a, questo, a questi colloqui individuali. Poi dico, il mio vice a livello tecnologico è completamente l'opposto di me, quindi è un genio tecnologicamente, e quindi lui direttamente già sull'iPad gli smontava le clip, gliele faceva già vedere, gliele mandava. O comunque lui già in partita aveva, raccoglieva tutti quanti, ma questo magari ve lo dico dopo, tutti quanti i dati sulla partita le raccoglieva direttamente con l'iPad la domenica, quindi fa un lavoro incredibile. Ok. Poi è chiaro, se qualche giocatore aveva qualche dubbio su quello che noi avevamo fatto vedere, poi dopo integravo io sul campo prendendo i singoli per far vedere quello che avrei voluto rispetto a quella magari alla scelta che loro hanno effettuato in campo, ecco. Ok, chiarissimo, grazie. Figurati. Il mercoledì invece è un allenamento dove io, diciamo, arrivo all'allenamento del mercoledì che ho visto 4 partite degli avversari. Quindi so già, ho chiaro già in testa il mio piano e quello che vorrei fare nella settimana e dove voglio arrivare per cercare di vincere la partita. Questo premetto che per me non è cambiato nulla rispetto all'eccellenza, nel senso che io facevo lo stesso tipo di video analisi anche in eccellenza, era un pochino più complicata, ma il concetto è lo stesso. Noi il mercoledì partiamo di solito, vabbè, con un'esercitazione a specifica, quindi tecnico, di solito finalizzata, quindi o finalizzata nelle porticine o comunque un'esercitazione tecnica dove è a specifica, quindi tutti fanno tutto, ma dove già io inizio a lavorare su un concetto che per me sarà determinante nella partita. Cioè, io in questa video analisi qui avevo visto che i due centrali del Fiorenzuola per me sui cross avrebbero concesso abbastanza, anche perché era squalificato il loro giocatore più forte a livello difensivo sui cross, e quindi già avevo fatto un'esercitazione tecnica che andasse a finalizzare su uno sviluppo di un cross, ovviamente con un ritmo blando crescente fino ad entrare ad un ritmo di buona intensità. Finito questo, ci siamo divisi per reparti. Dividendoci per reparti, io prima in questa circostanza ho tenuto gli attaccanti e i difensori sono andati col prof a fare un lavoro di forza. Avevano un lavoro di forza elastico-reattiva questa settimana qui. Comunque sono step da 20 minuti. Quindi 20 minuti con me gli attaccanti centrocampisti, dove questa settimana avevamo fatto del 6 contro 0. In questo periodo qua noi stavamo giocando 4-2-3-1, abbiamo alternato due moduli nel corso dell'anno, 4-3-3 e 4-2-3-1. In questo periodo qui stavamo giocando 4-2-3-1 e quindi avevamo fatto degli sviluppi sia medi che alti, perché la difesa del Fiorenzuola è una difesa che tende a difendere con parecchio campo dietro. Quindi li avevo fatti sia, diciamo, con una linea difensiva più bassa, sia contro una linea difensiva più alta. Ma erano semplicemente 6 contro 0, dove io davo, quando facciamo questi progetti di esercitazioni qui, noi per l'80% abbiamo un approccio per tutte le nostre linee guida e sono stagionali. Quel 20% dipende da quello che io sono convinto che ci possa essere utile questa domenica. Cioè, faccio un esempio adesso che non è nel caso del Fiorenzuola, una squadra che magari alza tanto il mediano e mi lascia spazio tra le linee, tra le difese e le linee di centrocampo, le due punte devono muoversi una sotto l'altra, quindi per venire a ripulire la palla giocata sulla prima punta, quindi presuppone movimenti completamente diversi da una linea difensiva che magari soffre la profondità e quindi la seconda punta deve andare tutta a giocare per andare a attaccare quello spazio lì. Quindi ho quel 20% e su quel 20% bombardo. 20 minuti che poi sono in realtà, sì, 20 minuti, ma se non vedo quello che volevo vedere, gli attaccanti centrocampisti si fermano anche a fine allenamento. Finito questo, io faccio cambio con il gruppo di difensori. Il gruppo di difensori, qui apro una parentesi, per me la didattica difensiva, nonostante io nei 2 anni di eccellenza ho sempre avuto il miglior attacco e il primo anno forse la quinta, sesta peggior difesa, l'anno scorso invece la seconda o terza migliore,
Per me la didattica difensiva è una didattica che non è mai casuale. Cioè, una squadra se non prende gol non è mai un caso. Una squadra se si vede che in campo è difensivamente organizzata è sicuramente frutto di un lavoro lungo. E noi dedichiamo un lavoro importante a questa cosa qui. Ovviamente quest'anno di più che l'anno scorso. L'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, avevamo delle partite con dei picchi dell'80, 82, 80, 75% di possesso palla che quest'anno non abbiamo. E quindi quest'anno abbiamo incrementato il lavoro sulla fase di non possesso, perché sapevamo che molte partite ci sarebbero e ci sarebbe toccato, diciamo, difendere con una percentuale più ampia rispetto a quella che era l'anno precedente. Quando lavoro con i difensori, adesso questa qui è una parte che era a gennaio, quindi premetto che i difensori hanno già più o meno da inizio ottobre chiaro esattamente tutto quello che voglio dai miei quattro difensori. È un percorso complicato, presuppone 18 allenamenti che noi facciamo con calma, insomma relativa calma, dall'inizio della preparazione fino a quando riusciamo a svilupparli tutti. Parte da un analitico e arriva a un situazionale che durante la settimana tipo, quindi in questo caso qui al mercoledì, è situazionale già con i movimenti che fanno gli altri attaccanti. Quindi io lavoravo con 8 difensori più c'ero io e 2 miei collaboratori, quindi c'era il mio vice e un altro collaboratore, e lavoravamo sui movimenti che facevano gli altri attaccanti. Io lì iniziavo a lavorare sulle caratteristiche anche individuali, ovviamente, degli attaccanti. Quindi il mercoledì iniziavo a dare delle nozioni sia ai miei attaccanti centrocampisti sui difensori che avrebbero trovato contro, sia ai miei difensori sulle tipologie di giocate degli attaccanti e sulle caratteristiche individuali. Finito questo, abbiamo fatto un lavoro, una partita a tema, che in realtà presupponeva una squadra con il 4-2-3-1 nostra e una squadra con il 4-3-3, perché poi noi erano, diciamo, i nostri due moduli che noi utilizzavamo. Quindi anche se la squadra che giocava 4-3 in questo momento rappresentava il Fiorenzuola, mi era utile comunque per ripassare i principi di gioco di tutte e due le proposte. Era una partita a settore dove il primo tempo eravamo divisi in 3 settori e nel settore difensivo si poteva soltanto, cioè nella fase proprio di costruzione dal basso, si poteva soltanto partecipare con i 4 difensori più il play da una parte, dall'altra parte con i 4 difensori più i 2 centrocampisti centrali. Quello che chiedevo era una pressione forse nata sulla palla alta da parte della squadra che non aveva il pallone, e sullo sviluppo basso avevo dato 2 o 3 punti che poi erano quelli che sarei andato a sviluppare il venerdì, quando mi occupavo nello specifico di questa situazione qua. Abbiamo fatto un tempo così, e un tempo dove avevamo diviso, dove quindi non avevamo più i settori nel senso orizzontale, ma avevamo diviso il campo in 2 settori in verticale, quindi con una linea mediana a centroporta. Perché? Perché il Fiorenzuola è una squadra che ha uno stile di gioco particolare, cioè loro giocano 4-3-3 e ti portano a giocare in una metà campo per poi giocare su uno dei loro 2 pivot, che sono o la punta o il play, per ribaltare e andare a colpirti dall'altra parte, sia tramite un cambio gioco o una verticalizzazione, sia tramite un 2 contro 1, un 3 contro 2, con le classiche combinazioni terzino esterno mezzala. E questo io non lo volevo, cioè non volevo farglielo permettere. Quindi cosa facevo? Con questa linea verticale, io dicevo, bene, la squadra che gioca 4-3-3 sviluppa, non deve andare nell'altra metà campo. Sviluppano una metà campo, dobbiamo fare una pressione talmente forte che loro dal di qua non devono uscire, non devono andarci a giocare nell'altra metà campo. Questo ovviamente andavo già a lavorare sui concetti di aggressione e su quello che gli avrei voluto trasmettere il giorno successivo, cioè era la vera strategia di gara su come per me dovevamo affrontare Fiorenzuola. Il campo diviso è principalmente una questione visiva, non è che quando uno attraversava il campo io fermavo la partita, no, il gol non è valido, però facevo vedere cosa non dovevamo permettere alla nostra squadra avversaria, perché in quello loro erano veramente bravi. E quindi, diciamo, era un lavoro specifico senza dare troppi concetti specifici, ma già lavorando su quello che io avrei voluto vedere da loro. In questo
Devo dire la verità, mi sono trovato ad avere una squadra che sia l'anno scorso che quest'anno, ma anche l'anno prima, è sempre stata molto molto fedele al piano di gara che noi avevamo preparato. Questo va dato merito a loro e non finirò mai di ringraziarli per la loro applicazione, perché io sono un allenatore che odio le cose improvvisate, ma proprio le odio. E ci sono magari varie strategie di pensiero. Io sono un allenatore che sull'aspetto tattico insisto tantissimo, cioè per me la partitella a caso, senza regole, senza obiettivi, non esiste. Infatti ogni tanto il mio vice mi dice: tu quando vedi che ci sono le cose, che i giocatori si stanno divertendo troppo, impazzisci. Sì, cioè secondo noi ci dobbiamo divertire la domenica, c'è la domenica che ci dobbiamo divertire e vincere e portare a casa il risultato che vogliamo portare a casa. In settimana le partite sono determinanti, ma sono determinate con un obiettivo, con uno scopo. Già il tempo è poco, se in più lo tiriamo via, diventa ancora meno. Tornando al mercoledì, finito questo lavoro qua, noi abbiamo fatto due gruppi, c'è cioè un gruppo di stazione con il prof di resistenza alla velocità di 13-14 minuti. Noi a secco il mercoledì lavoravamo su due proposte, quindi una prima col gruppo diviso e una finale. Perché? Perché la nostra squadra è una squadra giovanissima. È una squadra portata alla fisicità, e noi per poter stare in questa categoria dovevamo cercare di avere una fisicità dirompente. Dirompente vuol dire aggressiva, forte, in tutti i punti del campo, in tutti i momenti della partita. Per farlo, a volte nei giocatori va anche allenato l'aspetto mentale, perché il pensare che l'aspetto a secco sia più allenante di quello con la palla io non lo credo, ma in queste categorie qui alcuni giocatori lo credono. E quindi noi a livello fisico, devo fare i complimenti al prof perché abbiamo sempre avuto una tenuta veramente molto molto alta, sia per il lavoro che abbiamo fatto con la palla, sia per il lavoro che lui ha integrato senza palla. Quindi questo, diciamo, era il mercoledì della nostra settimana. In generale, il mercoledì io divido per reparti e lavoro già in funzione di quello che è l'avversario, quindi completamente di quello che io voglio vedere la domenica, dando dei concetti e lavorando già su quello, senza aver ancora spiegato materialmente cosa fanno gli avversari, eccetera, eccetera, ma già lavorandoci. Avete qualche domanda su questo? Sì, Dimmi tutto. ascolta, intanto ti volevo chiedere più o meno quanto fai durare gli allenamenti. Allora, diciamo fino a che non sono contento. Quindi no, diciamo che noi tendevamo a stare sull'ora e tre quarti. L'ora e tre quarti, e poi avevo sempre tanti giocatori che si fermavano anche dopo l'allenamento a curare magari i Ok. terzini, il cross, gli attaccanti, la finalizzazione. Quindi alla fine, se devo considerare anche la parte individuale, a volte diventava anche più di 2 ore. Devo dire, ragazzi, spengo le luci. Però diciamo sul campo per tutti era 1 ora e 3 quarti. E un'altra domanda è se col prof facevate della prevenzione prima degli allenamenti anche. Sì, questo noi lo facevamo prima, lo facevamo, i ragazzi avevano anche determinati lavori da fare loro quando arrivavano al campo, perché ovviamente alcuni hanno, anche se ripeto, noi eravamo una squadra veramente super giovane. Però ognuno aveva le proprie esigenze, magari chi recuperava da un infortunio alla caviglia, chi recuperava avevano il loro lavoro da fare prima di entrare nel gruppo con me. Anche se su questa cosa qui mi piacerebbe molto migliorare questa fase qui, ma le nostre strutture purtroppo per certi versi non lo permettevano, non avendo una palestra, non avendo un luogo al chiuso dove i ragazzi magari potevano fare queste cose qui, e soprattutto magari non avendo, per dirti, per me sarebbe utilissimo fare 10 minuti di preallenamento proprio di gesto analitico per i giovani. Il Sì. gesto analitico, il classico anche esercitazioni di Kerver che poi sono rivisitate, che vengono abbinate alla rapidità, mille altri gesti, nei ragazzi puliscono un sacco e soprattutto aiutano tantissimo nella crescita, per poi poter avere una ricezione orientata nell'esercitazione tattica di dopo. Soprattutto fatto su una scala di 200 allenamenti all'anno. Il miglioramento è impressionante. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Michele, ti chiedo una Sì. cosa, poi potrei Sì. chiedertela anche alla fine di tutto, ma più o meno questo.
Rispetto all'eccellenza, tu quest'anno ti trovi in Serie D, dove comunque sia si gioca di giorno, di pomeriggio, la maggior parte delle squadre hanno la possibilità di allenarsi di giorno, e invece voi, come dicevi prima, dovete fare la sera. Quanto pesa secondo te questo fattore? Perché comunque gli altri si allenano nelle condizioni di gara più o meno, invece voi no, Tanto, né come tanto. luce, e neanche come temperature, neanche Tanto, ti dico la come... verità, pesa tanto perché principalmente per una questione di tempo. Cioè, quando tu arrivi al campo che c'è la luce, ti invoglia di più a stare al campo. Cioè, noi in preparazione facevamo delle giornate che per me stavamo sul campo 2 ore e mezza, ma 2 ore e mezza non perché l'allenamento durasse 2 ore e mezza, ma perché i ragazzi. Ci fermavamo a curare proprio l'aspetto individuale, che è quello che poi a me piace più di tutti, per creare qualcosa, per lasciare qualcosa che il giocatore possa avere tra 10 anni. Il giocatore finisce di giocare e diceva a me, quell'anno lì, quel mister mi ha lasciato questa cosa qui, dove io veramente sono migliorato tantissimo. Questo è difficile farlo la sera, molto difficile. Molto difficile per una questione di temperature, di tante cose, veramente molto difficile. Sì, e ti dico, tu l'hai anche notata, che ci sia una differenza quando affronti squadre che invece si allenano, hanno la possibilità di allenarsi al pomeriggio? Ma allora, a livello fisico, no, perché noi veramente andavamo molto forti a livello fisico. Cioè, per dirti, noi nel precampionato abbiamo incontrato le squadre di eccellenza e di promozione che tecnicamente erano più forti di noi, tecnicamente, ma noi a livello fisico e a livello proprio di aggressività eravamo 3 marce soprattutto. Ti dico, penso che a livello fisico in Serie D noi siamo sempre stati molto molto bene, quindi non ho visto questa cosa. È chiaro che ho dovuto chiudere un occhio qualche volta in più. Sai, io avevo giocatori che arrivavano da 7-8 ore di lavoro. Esatto. Ho dovuto chiudere un occhio, ho dovuto mordermi la lingua, ho dovuto. Però questo fa parte di quei, tra virgolette, compromessi che ogni allenatore deve accettare in base alla realtà dove si trova. Quindi ti dico sì, la differenza, ti dico che mi piacerebbe molto lavorare con una squadra alle 3 del pomeriggio, alle 2 e mezza del pomeriggio, perché secondo me si riesce a fare un lavoro bellissimo. Che fa parte della mia metodologia, ma che in questi anni ovviamente non sono riuscito ad applicarla fino in fondo. E ti faccio anche un'altra domanda. E adesso io non ho guardato molto la rosa che avete all'Alfonsine, se sono giocatori che arrivano da campionati magari già un po' professionisti, cioè molti hanno fatto la Serie D, ma non mi pare, vero? Non mi pare. No, quasi, quasi nessuno. Ecco, quindi io penso, anche per l'esperienza così da allenatore in staff che ho avuto io, sono sempre stato tra promozione e eccellenza, comunque sia la maggior parte di questi giocatori che fanno i campionati dilettantistici, come dicevate prima, non avendo accesso a tante informazioni sugli avversari o come Sì. videoanalisi, filmati di questo tipo, magari sono più abituati ad allenamenti e ad allenatori che, diciamo, danno un principio di gioco e poi cercano di mantenere, di essere tanto fedeli a quel Sì. principio durante lo sviluppo della settimana e di adattarsi, diciamo, all'avversario della domenica, sì, però in maniera, diciamo, non importante, diciamo così, non massiccia. Invece mi è sembrato di capire che tu quest'anno, avendo accesso a molti dati, comunque adatti molto la tua settimana a quello che sarà l'avversario, quindi immagino che probabilmente Ma anche ai diciamo giocatori che chiedi delle differenze, ecco, come si adattano sì, loro a ma questa diciamo che variabilità. l'adattamento presuppone un 20-25% di quello che noi facciamo. Quel 20-25% è un adattamento sostanziale e da una settimana all'altra anche molto molto differente. E devo dire la verità che io la maggior parte dei giocatori, tra virgolette, vecchi che ho, ci ho lavorato anche l'anno scorso. Io quando lavoro con un giocatore, la prima cosa che chiedo è la motivazione. Cioè, con me è difficile che possa coesistere un giocatore che non abbia motivazione, perché io pretendo tantissimo in campo e la motivazione ti spinge anche a dedicare la cura a una cosa che magari prima non hai fatto. Perché nei dilettanti, in promozione eccellenza, ci sono dei giocatori, cioè io adesso faccio un nome, non perché, giocatore che è il nostro capitano.
Bertoni, Filippo Bertoni, il nostro difensore centrale, che ha una carriera, che se uno va a guardare la carriera di Bertoni dice ok, ha sempre fatto promozione d'eccellenza, è retrocesso anche un paio di volte, ha fatto la D un anno. Io dico, ne ero convinto all'inizio della stagione, ne sono convinto adesso che abbiamo fatto 26 partite, che Bertoni è uno dei 5 difensori centrali più forti di questa categoria. E non ti so dire, cioè, per il motivo per il quale lui non abbia fatto 15 anni di Serie D almeno, perché ha tutto per farlo, tutto. Non ti so dire se la cura di determinate cose l'abbia portato adesso ad essere pronto per farlo. Secondo me è fortissimo. E viene dai dilettanti, cioè il nostro portiere quest'anno sta facendo un campionato molto 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 importante e viene da una promozione di una società che era neopromossa, che era andata dalla prima categoria alla promozione. È chiaro che se non hai quel fuoco dentro ti spinge a metterti in discussione tutte le settimane, metterti in discussione anche di fronte al dire ok, devo cambiare un 25-30% di quello che ho fatto domenica scorsa, perché altrimenti non vinco la partita. Sì, per forza. Lo devi fare. Lo devi fare perché è funzionale. Tutto qua. Ecco, questo secondo me è... Poi i cambiamenti erano veramente un 20-25%. È chiaro che i piani partita sono sempre diversi uno dall'altro. Certo, sì. Ecco, una cosa che a me fa proprio arrabbiare tantissimo è quando mi è capitato magari uno, due, tre volte l'anno scorso, perché comunque l'anno scorso sono stati primi dalla prima all'ultima giornata, quindi cambia molto l'atteggiamento delle altre squadre quando ti affrontano, che la squadra non faccia il piano partita che ne abbiamo preparato. Quella è una cosa che mi manda in bestia, delle volte per ovviamente per i meriti che hanno gli avversari, ma devo dire che in questi anni sono stato sempre molto 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 fortunato sotto questo punto di vista. Ti chiedo anche un'ultima cosa da questo punto di vista, visto che hai parlato dell'anno scorso, e logicamente l'anno scorso è stato un campionato trionfale, oltretutto poi forse non eravate neanche favoriti, c'era il Castelfranco, quindi avete avuto molto entusiasmo, quindi una stagione in cui si è andati anche molto sulle ali dell'entusiasmo. E quelli che ci sono quest'anno e che c'erano l'anno scorso, logicamente il passaggio a una categoria superiore difficile, come hai detto prima, che ti fa stare nelle zone più basse della classifica, l'hanno sofferto il passaggio da questo grande entusiasmo dell'anno scorso a questa difficoltà di quest'anno, oppure guarda, ti dico la verità, questa cosa? Secondo me l'ho sofferto più io, nel senso che l'allenatore quando perde, poi io, cioè, la sconfitta ovviamente ogni allenatore la percepisce a suo modo. Ti dico no, perché noi quando siamo partiti sapevamo che andavamo in guerra contro tutti, che tutti quest'estate ci additavano come la squadra più scarsa del campionato, come quelli, tra virgolette, passami il termine, non ti voglio dire inadeguati, ma senza lo spessore per poterlo fare. E noi in realtà non siamo mai stati in una classifica preoccupante, mai. Cioè ci siamo stati nell'ultima giornata, che è successo l'incredibile, una partita con il Cile, che vabbè, lasciamo perdere, è successo cose che esulano dal nostro controllo, e è stata la giornata poi, diciamo, del coronavirus, quelle che hanno giocato, quelle che non hanno giocato, siamo visti trovare al penultimo posto, altrimenti noi siamo sempre stati in una zona che noi ritrovavamo molto soddisfacente per le nostre premesse, considerando che abbiamo fatto 25-26 giornate, noi per 10-12 giornate siamo stati, se non nella salvezza diretta, un punto, due punti dalla salvezza diretta, e sempre fuori dalla zona di retrocessione diretta. E noi inizio stagione ci siamo detti, beh, se noi arriviamo terzultimi abbiamo fatto una super impresa. La mia testa della classifica è quella posizione lì, e quindi io mi taro su quella posizione lì. Esattamente, cioè noi abbiamo sempre visto come, ok, noi vogliamo arrivare ai play-out, anche agguantati all'ultimo minuto dell'ultimo secondo, andarcela a giocare fuori casa. E sono convinto che una squadra come la nostra i play-out li possa vincere anche giocando fuori casa. Però sappiamo, ovviamente, non ci siamo mai fatti, diciamo, abbattere anche dalle... Per dirti, noi abbiamo perso 6-0 con il Breno. Sì, sì. Noi abbiamo perso 6-0 con il Breno, eravamo comunque in una posizione di classifica, palo, una traversa, quindi
non ci siamo mai fatti abbattere nei momenti negativi, che ovviamente una stagione sono stati tanti. Ti dico, l'anno scorso nello spogliatoio avremmo parlato una volta, mezz'ora, 40 minuti, quest'anno è successo 4-5 volte, perché avevamo bisogno di ritrovarci, di parlare tanto, perché non eravamo abituati ad affrontare questo tipo di situazione. Sì. Quando ovviamente l'anno scorso, sai, non eravamo assolutamente partiti per vincere, però quello che dico, ho detto sempre ragazzi, se nelle prime 7 giornate ne avevamo vinte 6 e persa una, ovviamente qualche valore importante ce l'avevamo, poi già l'ho fatto tanto. Noi eravamo i favoriti, sicuramente eravamo i favoriti, però avevamo dei buoni valori, ecco. Sì, sì, certo. Se non avete altre domande, racconto quello che sì, è lo sviluppo del gioco. Sì, sì. Sì, sì, puoi andare avanti, poi le tengo per la fine anche. Ok, guarda, il giovedì in questa seduta di allenamento qua, io proprio lavoro in una full immersion completa sul piano partita. Il giovedì o il venerdì mattina inviavo il video che voi mi preparavate dell'estratto di 7, 8, 9 minuti ai ragazzi, e il giovedì noi andavamo in campo dove facevamo un'attivazione a secco e poi iniziavamo a lavorare in situazione sull'obiettivo che io volevo raggiungere per la domenica. Quindi in questo caso avevamo fatto un'esercitazione tattica che prevedeva 8 giocatori in sviluppo contro 4 sagome, quindi partivano dove lo sviluppo era senza la situazione, quindi era in forma analitica, quindi io guidavo la giocata, centrocampista apre sull'esterno che viene dentro, palla sulla punta, terzino che va. Quando si arrivava alla finalizzazione, che era tramite il cross, perché noi questa settimana qui avevamo fatto un lavoro, secondo me sul cross era un'esercitazione importante, quando entrava in scena il cross entravano due difensori, i due difensori centrali, che andavano proprio a marcare. Noi qui facevamo delle vere e proprie sfide, quindi non so, facevamo delle esercitazioni che variavano sulla proposta di mezz'ora, io chiedevo 25 gol e i difensori ovviamente cercavano di fare di tutto per non prenderli, considerando che i difensori difendevano in inferiorità numerica, ovviamente difendevano in due e erano 3 o 4 i giocatori che attaccavano la porta. Apro una parentesi velocissima sulla marcatura. Io ho un concetto di marcatura che impiega un po' di allenamenti ad entrare nella testa dei giocatori, ma secondo me è molto funzionale, e quindi noi la ripassiamo sempre in un'esercitazione durante la settimana dove i giocatori, dove i difensori centrali marcano, e qui c'era proprio uno sviluppo finalizzato al cross e i difensori centrali dovevano marcare. Mister, posso interrompere un attimo solo? Dimmi. E poi ti lascio andare, ma riguarda sia questi allenamenti che anche le giornate precedenti. Ho visto che tu negli esercizi, diciamo, utilizzi molto i giocatori che fanno sviluppi, concludi o comunque cross, queste cose. Ecco, ti voglio dire, in tutte queste esercitazioni, quanto coinvolgi il portiere? Quanto lo utilizzi? Tanto, per il mio preparatore dei portieri sempre troppo. Però te lo chiedo perché io da allenatore dei portieri, infatti. Certo, no, noi lavoriamo tanto. E diciamo, per me gli allenatori si dividono in tante categorie. Io sono un allenatore che a livello tattico lavora tanto. Per lavorare a livello tattico ci deve essere la situazione, ci deve essere la porta, ci deve essere il portiere. Okay. Quindi per il portiere con noi c'è tantissimo. Questo in generale sempre, da sempre, anche quando andavo nel settore giovanile. Quindi sempre. Diciamo, con te i portieri lavorano più nel collettivo, più con la squadra, che non a parte con il lavoro. Sì, considera che magari In delle esercitazioni me ne basta uno, quindi ovviamente il preparatore ne ha 4, li fa ruotare, non ho pretese che ci siano per forza i due portieri nostri della prima squadra. Comunque è sempre coinvolto anche il portiere in tutte le situazioni. sempre. No, te lo chiedo perché questi allenamenti, ci sono degli allenatori, io ho conosciuto, che li sviluppano ma senza alcun portiere. Noi sempre. Poi dopo passavamo a partire ovviamente sempre delle sfide con i portieri, quindi erano sempre delle... cercare di creare sempre un aspetto competitivo dentro all'allenamento. Fatta questa esercitazione qui, abbiamo fatto un'esercitazione tattica per le transizioni. Quindi transizioni che erano sia positive sia negative, perché partivano 4 difensori più un play, quindi
nell'impostazione che anche noi avevamo quando giocavamo 4-3-3, sviluppavano, quindi facevano un giro palla insieme al play fino alla linea di metà campo. Alla linea di metà campo simulavano la perdita del pallone, che ovviamente una volta veniva dal terzino, una volta dal centrale, una volta dal centrale, una volta dal terzino. E lì partiva il contrattacco nostro. Dico nostro perché io seguivo i centrocampisti e gli attaccanti, che erano disposti quattro, con i quattro, i due centrocampisti centrali, i due esterni e le due punte, che dovevano ribaltare e avevano 8 secondi di tempo per concludere l'azione. Il mio vice invece seguiva lo sviluppo dei difensori, quindi come si riorganizzava nella linea, il difensore che perdeva palla non poteva più rincorrere, quindi erano gli altri a doversi adattare, tra virgolette, per ricomporre la linea, gli altri o il play, se perdeva palla il play, ecco. E lui curava questo aspetto, io curavo l'aspetto dei centrocampisti attaccanti. Poi ogni tanto, magari, questo lo facevamo per 20 minuti, magari gli ultimi 7-8 minuti dicevo basta, adesso gli attaccanti stanno facendo troppi gol, e quindi dicevo adesso vengo io a seguire i difensori, cavolo, che così adesso smettiamo di prenderli. Ma questo lo facevo sempre in tono, diciamo, per cercare di mettere una sfida dentro alla competizione. Questa esitazione secondo me è molto 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 funzionale. Perché? Perché il Fiorenzuola è una squadra che fa del palleggio una delle loro armi migliori, quindi quando perdevano palla la perdevano spesso con tantissimo campo alle spalle. Quindi io qui lasciavo 5-6 minuti di libera interpretazione e poi iniziavo a dare qualche linea guida agli attaccanti centrocampisti senza che mi sentissero difensori. Ed erano poi quelle linee guida sulle quali io puntavo per poi nel piano partita andare a fare male all'avversario, ecco. Terminata questa situazione qui, che è una situazione che comunque ha una intensità media perché sono attacchi continui, abbiamo fatto una partita a settore. Questa è una partita a settore che io faccio spesso il giovedì, perché è una partita principalmente per i difensori. Io schiero 3 settori dove ci sono 2 difese, la difesa come voglio, cioè considerando la mia difesa, quindi 4 da una parte e 4 dall'altra, e li contrappongo a come attaccano gli avversari. Quindi c'è un settore dove ci sono 4 difensori più, in questo caso, 3 attaccanti, l'altro settore ci sono 4 difensori più 3 attaccanti, in mezzo ci sono tutti i centrocampisti, in questo caso schierati con una casacca diversa, schierati a jolly, a 3, quindi con un play e 2 mezzali da una parte, un play e 2 mezzali dall'altra. Nel settore di attacco potevano andare contemporaneamente 2 centrocampisti, quindi i miei difensori si trovavano a difendere in 4 contro 5. Questo non lo facciamo per un quarto d'ora, ha un'intensità altissima e la profondità dei settori dipende dalla profondità alla quale io voglio giocare la domenica. Cioè, se io voglio giocare con una linea molto alta, ovviamente il settore sarà molto ampio, che ho profondità da coprire. Se penso che l'avversario mi porterà ad abbassarmi, ovviamente lo faccio con un settore più ristretto. Questa è estremamente funzionale, perché qui ai miei attaccanti chiedo di riprodurre quelle che sono le giocate del mio avversario, e ai miei difensori di adattarsi, perché in queste situazioni qui, secondo me, se fatta bene, gli attaccanti non devono mai fare gol, mai. E qui sui difensori mi metto da una parte, il mio collaboratore si mette dall'altra, e per 15 minuti questo è il torchio per i miei difensori. 15 minuti dove a tutta, ovviamente, il mio intervento è massimale in questa situazione, perché devo correggere in una frazione di secondo ogni minimo dettaglio, e anche perché i difensori in 15 minuti affrontano una marea di attacchi e quindi li mettono proprio a dura prova, sia a livello fisico che a livello proprio di concentrazione su quello che è il lavoro di reparto e il lavoro individuale. Finito questa situazione qua, avevamo fatto la stessa partita del giorno precedente. Quindi la stessa partita del giorno precedente con la linea in verticale. Con la linea in verticale, stavolta tutte e due le squadre erano schierate come noi, il primo tempo, e il secondo tempo una 4-2-3-1 e una 4-3-3. E anche qui la stessa mia regola era porre l'accento
nel primo tempo, che abbiamo giocato 4-2-3-1 contro 4-2-3-1, è una partita dove il mio input è stato sullo sviluppo in possesso, quindi su quello che dovevamo fare noi, e lo facciamo fare a tutte e due le squadre. Quindi dicevo, ricordiamoci che quello che vi ho chiesto è che la seconda punta faccia questo, che l'esterno faccia questo, e avevamo fatto partita. Nella seconda parte, tracciando la linea mediana, avevo spiegato lo stesso concetto del giorno prima, approfondendolo. Quindi chiedendo alla squadra in non possesso, piuttosto che farli ribaltare dall'altra parte, facciamo fallo. Facciamo fallo, e quindi guidavo la squadra a una pressione alta forsennata. Forsennata. Soprattutto ballavamo centralmente per direzionarli, quindi quello che volevano loro. Apparentemente gli concedevamo quello che volevano loro, ma non dovevamo in nessun modo concedergli quello che loro avrebbero voluto fare dopo, ovvero ribaltare dall'altra parte. Per fare questo ci vuole un timing quasi perfetto, perché terzino, esterno, centrocampista, punta, seconda punta, difensore centrale devono essere bravissimi a fare tutte la stessa cosa nello stesso momento. Principalmente che avevo posto l'attenzione su un'altra cosa, non più solo sul play, ma sulla punta centrale. Loro la punta centrale la utilizzavano praticamente mai in profondità, sempre da pivot, cioè giocandogli sotto. Giocavano sulla punta, poi esterno sotto o mezzala sotto. Se veniva la mezzala sotto, gli esterni andavano nel taglio. Se veniva l'esterno sotto, la mezzala opposta e l'esterno opposto andava nel taglio. Quindi io qui ho voluto esasperare l'anticipo della prima punta. Io ho detto ai miei due difensori centrali, siamo due contro uno. La punta incontro, la palla non la deve prendere mai. Quindi cosa succede? Che vi mettete già pronti, e questo l'avevo già fatto vedere il mercoledì quando lavoravamo sulla linea, già pronti in presa di posizione. Quando la palla arriva sul terzino, che sapete che il terzino o l'esterno di prima la gioca sulla punta, voi siete già in presa di posizione. Quando la palla sta arrivando alla punta, anticipo. Anticipo oppure fallo, perché gli sono davanti, la punta mi spinge. Cosa succede? Se non riesco ad arginarli prima, gli chiudo quella valvola di sfogo che hanno per poter andare dall'altra parte. Quindi lavoravo già su due soluzioni da avere nella partita. La prima pressione isolata da una parte e la chiusura della loro valvola di sfogo offensiva per poter ribaltare. Finito questo, abbiamo fatto 10-12 minuti, 12-13 minuti di lavoro di velocità con il prof alla fine. E qui dopo il giovedì io mi fermo sempre almeno un quarto d'ora, 20 minuti, più il mio vice, perché ripeto, io intervengo talmente tanto nella seduta che mi piace che poi alla fine mi piace anche osservare. Lavoravano sulla finalizzazione, quindi centrocampisti, attaccanti lavoravano sulla finalizzazione, e io difensori, siccome il giovedì li torchio parecchio, non gli chiedevo impegni aggiuntivi, diciamo. Se avete qualche domanda, questo era l'allenamento del giovedì. Io direi che no, è tutto chiaro sull'allenamento del giovedì, e quindi anche il giovedì più o meno come durata sei sempre su… Sì, sull'ora e tre l'ora quarti. Mezza, l'ora e tre quarti. Okay, più l'ora e tre quarti, più l'ora e tre quarti. Considera che io non ho una microciclo settimanale fedele, cioè se io adesso ti andassi a prendere la settimana dopo ad esercitazioni come proposte, sì, magari ce ne sono due di questa settimana qui, le altre sono completamente diverse. Ok, perché per me, cioè, io ragiono prima sull'obiettivo, e sull'obiettivo vado a estrapolare l'esercitazione. I concetti sono quelli, cioè i concetti sulla quale lavoriamo sono quelli, le esercitazioni magari possono essere completamente diverse. Okay. È quasi impossibile che noi troviamo una settimana di allenamento uguale. Quello che è più simile è sicuramente il venerdì. Chiaro, chiarissimo. E ti volevo fare una domanda, anticipo. Dimmi. Quella che ti volevo fare alla fine. E come ti organizzi con i tuoi collaboratori nella realizzazione dell'allenamento? Quindi quando lo senti, come, allora, mi piacerebbe capire come ti organizzi con i tuoi collaboratori. Premetto che io ho uno staff fantastico, perché
Noi siamo nati quasi, cioè per caso, 3 anni fa, quando io ho preso questa guida della prima squadra Alfonsine, quindi il mio vice è anche un preparatore atletico, ha avuto esperienze importantissime perché ha lavorato in Ferrari, in Technogym, quindi una persona che ha un carattere completamente diverso dal mio e sul quale ci integriamo in maniera perfetta. Il mio preparatore atletico, credo, senza timore di essere smentito, che sia uno dei migliori in assoluto, preparatore veramente eccezionale. Abbiamo da quest'anno un massaggiatore che ha un lavoro anche sul campo proprio di rieducazione e nello sviluppo delle esitazioni pre-allenamento, bravissimo. Unito a questo, il mio preparatore dei portieri, veramente, veramente molto, 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 molto bravo. E soprattutto da quest'anno ho anche voi come staff di più persone a fianco, cosa, un lavoro che l'anno scorso facevo da solo, ecco. Detto questo, il nostro sentirci è allo sfinimento tutti i giorni, sempre, anche fino a l'una di notte. Noi ci sentiamo principalmente, io con il mio vice mi vedo sulle 4 al campo, iniziamo l'allenamento alle 6. E lui viene al campo con me sulle 4, io arriverò al campo pieno sulle 3, 3 e mezza, perché arrivo al campo con grande anticipo. Quando i giocatori arrivano, io devo essere a loro disposizione. Quindi, non so, i giocatori arrivano alle 5, 5 e 10, io devo essere pronto a parlare con loro, a chiacchierare con loro. Io spendo abbastanza tempo nelle chiacchierate individuali. Quelle che non faccio io sono quelle che fa il mio vice o fa il preparatore. Quindi noi siamo uno staff che ci sentiamo tutte le mattine e alle 4 mi vedo con il vice, e il mio preparatore per motivi di lavoro arriva prima dell'allenamento. Ecco, parto 10 minuti, parto prima dell'allenamento. Chiaro, chiaro. Quindi comunque tu, cioè, come da quello che ho capito, anche durante gli allenamenti vi dividete alcuni compiti e lasci Sì, tanto. tranquillamente, ti fai aiutare da lui anche nelle esercitazioni, diciamo. Guarda, io nella mia indole non sono così, nel senso che all'inizio quando allenavo volevo fare tutto quanto io, ma non è possibile. Alla base dei successi c'è il saper delegare, il saper delegare alle persone giuste, che in molti aspetti sono più competenti di te. Chiaro. Quindi in questo io ho una grande fiducia nel mio staff. Quando, per dirti, noi avevamo dei martedì che il campo era assolutamente impraticabile, ma impraticabile vuol dire che non rimbalza, cioè il pallone non si poteva utilizzare, cioè era folle. Ce n'è un campo allenamento che purtroppo a volte è una roba, sembra una risaia, e questo abbiamo e con questo dobbiamo fare. Quindi noi ci dividevamo in dei gruppi funzionali con il mio preparatore e il mio vice. Io non sapevo neanche di che cosa, cioè loro mi dicevano su che cosa lavoravano, ma la mia fiducia in quello che loro facevano era totale. Era soltanto lavoro ovviamente a secco, perché il campo non presupponeva di poter neanche entrare in campo, e allora aspettava completamente la delega su tutto l'aspetto del lavoro che era da fare. E vi assicuro che abbiamo avuto Chiarissimo. almeno 5-6 martedì in queste condizioni. Mister, ti chiedo una cosa. Ti Dimmi. chiedo questa cosa. Adesso mi sembra che voi nel girone proprio tantissime non le avete, ma se dovete affrontare una squadra sul sintetico, tu adesso che facevi riferimento al vostro campo, come la prepari la settimana? Con il rosario per l'Ave Maria. No, noi non abbiamo assolutamente la possibilità di poter andare in affitto per fare Ah, queste ecco, cose qui. non siete, non avete, perché so di squadre che No. magari vanno in affitto via quella di 2 settimane. Purtroppo no, la cosa che noi facevamo era un riscaldamento diverso quando giocavamo sul sintetico per prendere più confidenza con la palla e con il rimbalzo. Riscaldamento pre-partita, intendo. Quindi principalmente era solo questo, perché i nostri medici presupponevano questo, ecco. Se non avete altre domande, vi dico del venerdì. Sì, vai pure. Sì, puoi procedere. Noi il venerdì parlavamo un quarto d'ora nello spogliatoio, 10 minuti, un quarto d'ora, solo ed esclusivamente dell'avversario, e lì svelavo il piano partita. Cioè, non parlavo dell'avversario dicendo quello che voi gli avevate già fatto vedere nelle clip, ma gli dicevo quello che io volevo nelle determinate zone di campo: costruzione bassa, media, pressione alta, pressione bassa, cosa fare in tutte queste situazioni qua. Quindi spiegavo il piano partita.
il venerdì in allenamento, che adesso mi viene in mente una battuta che mi fece Salomone l'anno scorso, che ancora mi ricordo, mi ha fatto morire dal ridere, che mi disse: ma porco Giuda, ma con chi giochiamo? Con l'Atletico di Madrid domenica? Perché per me il presupporre il caso è una cosa che mi manda in bestia. Quindi io cerco di allenare tutte le situazioni che si possono arrivare a creare in partita. Quindi io il venerdì, finito questo 15 minuti, andiamo in campo, il riscaldamento io lo lascio libero, dove si divertono, quindi facciamo. A loro piace tantissimo, io la detesto, però io la faccio fare perché gli piace. La partitella con le mani, che è una cosa per me che quando giocavo era una cosa odiosa, ma loro si divertono da morire. Quindi due squadre con il nostro modulo, quindi 4-2-3-1, 4-2-3-1 nel campo doppio dell'area, e giocano con le mani, come quando dico sempre: ragazzi, ho aperto il recinto, i maiali escono e giocano con le mani. Fanno questa partitina di 10 minuti che a loro piace tantissimo, tantissimo, con i portieri. Poi dopo la sviluppiamo nello stesso campo a due tocchi, senza contrasto, solo sull'intercetto. Quindi qui inizia ad assumere una valenza più, diciamo, tecnico-tattica. Finito questo, fanno la rapidità col prof e poi vengono con me, presupponendo che io faccio un lavoro di più o meno un'ora, a volte anche un'ora e dieci, 11 contro 11. In questo lavoro qua provo tutto quello che secondo me serve per questa domenica. Due squadre miste, dove partiamo, dedico 30-35 minuti a una squadra, aggressione dal portiere, pressione alta e riconquista con transizione, pressione bassa, riconquista e transizione, sviluppo dal portiere. Tutte le situazioni che secondo me si possono andare a creare. Finito questa situazione, cambio, quindi chi ha lavorato fa lo sparring partners, chi non ha lavorato dà il cambio, che poi alla fine diventano quasi tutti attivi, perché richiamo sempre delle situazioni dove c'è la situazione dove devi affrontare una transizione vera, che magari è progressiva, prima contro due, poi contro tre, poi contro cinque, poi contro sei, e poi diventa uno sviluppo dal basso, quindi dove sono tutti loro che vengono a pressare noi, che sviluppiamo. Terminato questo lavoro qua, in questo venerdì, che non l'avevo segnato perché non avevamo fatto il sabato, ripassavamo le palle inattive, ripassavamo, considero che io tutte le esercitazioni dal mercoledì, quando faccio le partite, quando faccio le palle inattive, chiamo 2, 3, 5, verticale, blocco sul portiere. Non è che ripassiamo il venerdì o il sabato, facevamo magari uno o due palle inattive che secondo me erano utili per fare male a come loro difendevano in quella circostanza. Finito questo qua, ho visto che in questa giornata qui mi ero ritenuto 5 minuti, 10-15 minuti difensori, perché probabilmente c'era qualcosa che dovevamo finire di vedere rispetto a quello che io mi ero prescritto. Ecco. Tendenzialmente il lavoro tattico è un lavoro impegnativo, il venerdì in allenamento, per questo gli lascio la prima parte, i primi 20-25 minuti di attivazione libera, dove loro fanno questa partitina prima con le mani e poi con i piedi, che si divertono un sacco, mi ho un attimo perso. Io ci sono. Tu senti Gori? No. Ok, sì. Adesso ragazzi, sì. Vi avevo perso, non mi trovavo più. Anche io. No, dicevo. Perso. Sono qua. Dicevo, nello sviluppo, cioè in questa cosa qui, noi il venerdì curiamo tanto. Cioè, cerchiamo di andare proprio ad affrontare, a sviscerare tutto quello che ci può capitare nella situazione della partita. Detto questo, quando facciamo il sabato, sul sabato ci concentriamo su alcuni lavori individuali, su alcune soluzioni rifinitorie, sul ripasso globale e sulle palle inattive. Magari nel sabato ripassavamo lo sviluppo, la partenza dal portiere o lo sviluppo
lo sviluppo di alcune situazioni che durante la settimana magari non avevo visto troppo, troppo chiare. Ecco. Mister, ti chiedo una cosa adesso. Ti chiedo una cosa. Faccio riferimento al fatto dei video, della documentazione video che comunque adesso hai a supporto e che condividi con i giocatori. E quindi i giocatori vedono la squadra avversaria, si fanno le loro idee. Io ti chiedo questo, quando parli ai giocatori, sia durante gli allenamenti, le esercitazioni che fuori, quanto poni l'accento sul noi facciamo male piuttosto che loro ci fanno male? No, io cerco sempre di porre il noi facciamo male anche quando difendiamo. Quindi anche quando parlo con i miei difensori cerco di dire perché noi se gli facciamo questo gli facciamo male perché poi gli andiamo a ripartire, sono in 5 fuori posizione, si trova a difendere dei giocatori che magari non sanno fare a fare quella a difendere quella zona di campo lì. Tanto è chiaro che vedo tanto quest'anno, invece può venire fuori quella presunzione tra virgolette buona che viene fuori una squadra quando vince tanto. Ecco che per dirti, le esercitazioni che prima facevi in dei campi, non so, di 30x30, le facciamo 20x20, cercando di fare in modo che la squadra sbagli il più possibile per dire, allora dove vogliamo andare così, domenica se sbagliamo questa giocata qui ci fanno gol, ci ammazzano, e non siamo più primi. Questi dopo sono ovviamente stratagemmi che tutti gli allenatori utilizzano, però quest'anno sicuramente molto di più sul andiamo a fare male lì. Sì. Sì. L'anno scorso magari quando eravamo in determinate circostanze, sai, sei primo, giochi contro la penultima, la terzultima e devi dire se sbagli questa cosa qui, questi ci entrano in porta, ci ammazzano, poi magari non è così. Sì. Anche perché l'anno scorso avevi l'USA in porta e non ti ammazzavano, dai. No, diciamo faccio, che... Faccio i complimenti all'USA, dai, faccio un po'. Simone è un ragazzo d'oro, un ottimo portiere, ho fatto un percorso con lui bellissimo, quindi... per me Simone rimarrà sempre un giocatore importantissimo nella mia crescita, nella mia carriera di allenatore. Questo diciamo che ti faccio anche questa seconda domanda e poi ti lascio a Massimo. Visto che prima facevi riferimento a Salomone, una battuta di Salomone, io non è che l'ho conosciuto mai direttamente Salomone, però ho avuto sempre un po' l'impressione che sia un po' quei tipi di giocatori un po' accentratori del gioco. Ecco, tu se in squadra hai, mettiamo che non sia così, però se in squadra ti capita di avere giocatori che tendono molto a volere che il gioco sia centrato su loro stessi, come strutturi poi la tua strategia? Io li ho sempre avuti, ti dico la verità, perché io ho avuto, principalmente ti faccio due nomi, ho avuto Riccardo Innocenti e Salomone Antonio, che sono due giocatori tra virgolette accentratori di gioco, ma anche Innocenti Federico è lo stesso. Allora, accentratori di gioco, diciamo un po' anche come Bernacchi a Diegaro quest'anno, ecco, che è molto sì. Guarda, allora, per me, per dirti, la mia prima punta ideale avrebbe tot caratteristiche. Io quest'anno mi sono trovato con Mister Ardo, che io lo conosco benissimo perché l'ho avuto già 2 anni. Lui è un maestro incredibile. Mister, ti ho perso un attimo. Ti chiedo se puoi disattivare la telecamera, che vedo solo io, perché sta un po' disturbando l'audio, la connessione. Nel ripulirla, saperanno scusi per uno, due, per un taglio, le chiamo sempre predominare delle qualità dei miei giocatori. Sicuramente dico che mettere insieme, l'anno scorso avevamo 3 accentratori di giochi insieme, perché i due Innocenti e Salomone, tatticamente per me allenatore è stato molto stimolante, perché noi con solo Antonio giocavamo un certo tipo di calcio. Con Antonio e Riccardo abbiamo giocato un tipo di calcio completamente diverso e abbiamo dovuto fare questo cambiamento in 2 settimane. Sì. Però, insomma, secondo me l'allenatore deve sempre mettere davanti le qualità dei giocatori.
ti lascio a Massimo. E ti volevo chiedere, intanto non so se avevo io dei problemi di connessione, vi sentivo un po' a tratti, quindi proviamo. No, anch'io, infatti, mister, ti richiedo se riesci a disattivarti la telecamera, solo perché così magari c'è un flusso migliore anche per l'audio. Non so neanche come fare a disattivarlo, aspetta. Allora lascia fare così che magari esci da tutto. Lo sai che io sono scarso con queste cose qua. Non so mica come ho fatto a attivarla, sai? Nel frattempo ti chiedo se hai fatto un qualche rito magico, perché non riusciamo a far entrare in live Alessandro l'indipendente sportivo, quindi non so se... No, non l'ho fatto perché temo le sue domande, no. No, se non riusciamo... dite come si fa, posso provarci a cavare la telecamera. Proviamo ad andare avanti così, Marco. Proviamo ad andare avanti così. Ok, dai. Allora, ti volevo chiedere due cose per quanto riguarda la video analisi. Intanto, se trovavi differenze nell'approccio con i giovani e, chiamiamoli, con i giocatori più esperti. Quindi c'era qualche giocatore più esperto che storceva un po' il naso, e rivedersi, comunque dargli dei consigli riguardante la partita che comunque si era appena giocata, quindi... Come la vivevano questo modo di allenarsi? Allora, ti dico la verità, un po' sì, sono in plasma tutta questa cosa qui, quindi chi ho avuto per il primo anno di eccellenza, sai, arrivi allenatore che avevo 26 anni, inizia a farti vedere le partite, a farti vedere le partite degli avversari, questo è stato un po'... magari un trauma per qualche giocatore che non era abituato a fare queste cose qui. Adesso assolutamente no, tutti ne recepiscono i vantaggi. I giovani ci lavorano di più, secondo me, perché hanno più tempo, i nostri vecchi, quei pochi che abbiamo, lavorano, quindi i giocatori giovani si riguardano le partite intere, si riguardano gli ispezioni che io gli mando. E quindi su quello, per dirti, io i difensori li massacro, cioè gli mando ogni tanto, non so, il sabato mattina o il sabato sera gli mando una clip di 10 secondi di un movimento che fa l'attaccante degli altri. Ma sei matto, ma sono è sabato alle 3, cazzo. Sì, tu devi stare sul pezzo sempre, non possono sgarrare, diciamo, no, dai. No. E intanto ti volevo fare una domanda che te la fa Gabriele, il ragazzo del nostro staff, che ti senti molto spesso sempre, con lui. Sempre. E ti chiede se fate delle amichevoli durante la settimana con Norris. Mai, per carità del Signore. No, dopo l'esperienza dell'anno scorso con gli allievi, vero? No, guarda, ti dico, non la faccio, ti spiego perché. Non la faccio perché in una partita lavoro molto, 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 molto meno di quello che farei in un allenamento vero. Quindi non mi è utile. Piuttosto, ci sono dei giovedì che credo di dover lavorare tanto in situazione, quindi faccio un'ora di lavoro 11 contro 11, cambiando magari tre esercitazioni che sono esercitazioni simil partita, guidate, ma partita contro junior, su allievi, no. Ok, e poi ti chiede anche se ti è capitato di riprendere gli allenamenti. Sì, lo facciamo sempre durante la preparazione estiva, perché noi durante la preparazione estiva siamo in un altro centro sportivo che per certi versi è più comodo, quindi dove riusciamo a riprendere, avere tutte le cose più funzionali. In quello dove siamo adesso, dove siamo d'inverno, meno, e quindi d'inverno non riusciamo a farlo poco. D'estate, quindi fino a inizio ottobre, metà ottobre, finché non ci trasferiamo in questo campo qui, lo facciamo di tutti gli allenamenti. Ok, cosa ti serve? Mi serve principalmente, ti dico, la luce determinante, perché noi siamo in un impianto dove lavorando di sera le luci sono discrete, ma non sono così buone da poter lavorare su una telecamera in una metà campo o in un tre quarti campo. Uno, due, ovviamente una struttura sopraelevata, una tribuna, così dove possiamo posizionare la telecamera. Ok, poi dopo io avrei piacere di parlare con te e chiederti un po' del passato, quindi
hai fatto e sei stata anche responsabile del settore giovanile, giusto? Dell'Arcosine. Sì, sì, sì. Sì. Volevo chiederti già se secondo te un tuo pensiero su, per quanto riguarda l'analisi, riprendere le partite, i mister, se glielo consigli, qual è secondo te il punto di crescita che può essere il lavorare già su, sulle riprese, quindi sulla video analisi? Allora, considerando che sì, io ho fatto di tutto, sono partito questo che è il mio 11° anno che alleno, ho fatto 3 di prima squadra e tutti gli altri di settore giovanile. Io ero un fanatico dello studio degli avversari già da quando allenavo i giovanissimi all'Azzurra, che era la piccola città. Mandavo un mio amico, degli amici, non so, da Ravenna andavano a Riccione, a Bologna, a Ferrara, a vedere la partita prima degli avversari che io avevo la domenica, perché volevo sapere tutto già nei giovanissimi. Per me la video analisi è determinante nel settore giovanile, nella video analisi nostra, cioè individuale, a uno a fine anno come frequenta nel settore giovanile soprattutto, ma tutti, parlo anche di esordienti, giovanissimi, allievi, perché potersi rivedere, poter rivedere delle situazioni di gioco, poter vedere delle soluzioni anche in forma di gioco, tra virgolette, negli esordienti, diciamo, guarda che bella finta che ha fatto questo giocatore qui, guarda qui come sei stato bravo a metterla sotto forma, tra virgolette, più ludica, per me è determinante. Quindi, trovare il tempo, che molte volte dicono che non si trova il tempo, perché noi le chiacchiere rimangono queste, non c'è tempo. No, secondo me non è trovare il tempo, è trovare le risorse. Mi spiego meglio, io dico sempre che sono un precario del calcio, sono 11 anni che faccio questo, io faccio nel settore giovanili, anche professionistici, i rimborsi sui soldi, o trovi dei parti, investe clamorosamente su se stessa, o è un problema, arrivare ad avere il tempo, ma il tempo io dedico se vengo retribuito, se invece non vengo retribuito devo dedicare il tempo ad andare a lavorare in fabbrica, a fare tutti i lavori che uno può fare. Chiaro. Io la vedo in questo modo qui. Chiaro, chiaro. Sì, oppure dal momento che comunque uno non è, lavorando anche comunque a tempo pieno e facendo anche il mister, si debba ritagliare dei piccoli spazi per intanto dare delle piccole gozze ai giocatori per poi farli crescere. Cioè, quindi con piccole gozze puoi anche arrivare a degli obiettivi. Esattamente, esattamente. Allora, ti faccio un paio di domande che sono arrivate, così te le leggo. Vai! Allora, Michele Gioviale chiede, intanto ti saluta, buonasera, un elemento del mio punto di vista fondamentale nella gestione di un gruppo è l'aspetto motivazionale dei calciatori. Come la gestisci e come curi il singolo e il gruppo? Sono d'accordo con lui, secondo me l'aspetto motivazionale è un fulcro determinante, quasi più di quello tecnico-tattico. Allora, io spendo molto tempo nei colloqui individuali, io con i miei giocatori mi sento normalmente durante la settimana, tipo sempre, privatamente, messaggi, WhatsApp. Chiedo scusa, sono stato buttato fuori da Skype. Adesso provo a recuperare tutto. Un giocatore che ce l'ha 3, quindi fai conto 34 partite. Mister, 34... mi si era chiuso Skype, quindi devi tornare indietro di 20 secondi. Allora, non so proprio dove sono arrivato a 20 secondi. No, dicevo che comunque spendo tanto tempo nei colloqui individuali con i miei giocatori, prima l'allenamento, dopo l'allenamento, ma anche nei giorni in cui non c'è allenamento. E infatti prima, quando è saltata la comunicazione, era perché mi stava chiamando Magri, quindi dopo io lo dico colpa sua perché prima è stata la comunicazione. E detto questo, in più ovviamente cerco di trovare una chiave che mi possa aiutare a fare un discorso motivazionale per la domenica. Dicevo, non è facile perché ho alcuni giocatori che ce l'ho da 3 anni, quindi sono 34 partite per 3, è duro essere originali per più di 100 discorsi,
però a volte mi invento i draghi, cioè cerco di fare qualsiasi cosa per creare una competizione, una motivazione alta nei miei giocatori. Alcuni non si possono dire chiaro, in una diretta, chiaro. Però cerco di inventarmi qualsiasi cosa per fare in modo che loro entrino in campo con una motivazione feroce. Hai mai provato a far vedere qualche filmato prima della partita? Allora, una volta con un discorso motivazionale e una volta, ma forse non c'era neanche bisogno, quando eravamo praticamente sul punto di conquistare il campionato l'anno scorso, il mio vice, insieme al mio vice, abbiamo dato un video di 5 minuti con una colonna sonora molto bella, 4-5 minuti dove ripercorreva tutta la nostra stagione e dove alla fine c'era adesso andiamo a vincerlo, ed è un video che so che ancora i ragazzi guardano spesso. Allora, te ne faccio altre. E Antonio Guglielmi chiede: come strutturate le palle inattive in base all'avversario o portate avanti le stesse durante l'anno? Allora, ne abbiamo una base che sono quelle, quindi una base di un 60% sono quelle. Le altre in funzione a come difendono gli altri, per dirti magari cambia il posizionamento di 2 o 3 uomini. Cioè, per dirti, adesso faccio un esempio, se so che il lentigione come vertice ha Ferri che è 1,95 m, devo mettere per forza un giocatore davanti a quel tipo di giocatore lì se voglio fare uno schema sul corto. Quindi cerchiamo di adattare varie tipologie, poi ci sono portieri che ho bisogno di non far uscire, portieri che so che magari non escono e quindi posso spendere un uomo in più in un'altra zona. Dopo, quello ovviamente dipende da come difende gli avversari, anche se un 60% di base è quello. Ok, e Andrea Di Renzo ti chiede se, ciao mister, anche quando allenavi nel settore giovanile eri molto attento alla contrapposizione alla squadra avversaria. È sempre stata una mia vocazione. C'è un mio amico che allena nel settore giovanile del Ravenna, che fa ti perdiamo ogni tanto. Dici, esatto, mi sta perdendo una cosa. Questo mio amico, ci siete? Mi sentite ora? Sì. Sì. Che quando vado a vedere le partite io sono uno che subito coglie l'aspetto strategico della partita, quindi ti dico la verità, sì, io anche quando allenavo gli allievi e la juniores, vabbè, io la juniores ho allenato un anno nazionale ad Alfonsine, che tra l'altro che mi ha dato tantissime soddisfazioni, dedicavo abbastanza all'aspetto della contrapposizione. Per quello forse il mio ritaglio era un ritaglio da allenatore di prima squadra. Chiaro, chiarissimo. Però diciamo che nel settore giovanile mi portava un vantaggio enorme, ma enorme. Cioè, anche il juniores nazionale, che noi avevamo una squadra di giocatori che non avevamo mai fatto la juniores nazionale, cioè avevamo tutti i giocatori che avevano fatto gli allievi provinciali, quindi andare al juniores nazionale è come dirti ok, io sono bravo a nuotare, domani invito la Pellegrini e facciamo una gara, cioè sono due cose completamente diverse. L'abbiamo perso di nuovo. Esatto, ma non sono solo io. Le prime 7-8 partite la fa due. Abbiamo riperso di nuovo. Bene, ok, dove siete arrivati? Siamo arrivati dal momento che dicevi che avevi gli allievi che da provinciale sono... Arrivati in Unione Nazionale. E dicevo, il paragone tra gli allievi provinciali e l'Unione Nazionale è come dire, va bene, io sono bravo a nuotare, aspetta che invito la Pellegrini che facciamo una gara di nuoto, cioè un abisso, sì, di differenza. Detto questo, grazie al grande lavoro che abbiamo fatto sia sulla videoanalisi sia in contrapposizione fra settimana, io con la Unione Nazionale facevo 4 allenamenti a settimana, quindi come una serie di 4 allenamenti a settimana, e avevamo fatto 2 punti in 7-8 partite e siamo arrivati quinti a fine anno. E i ragazzi li conoscevi già? Li avevi già allenati l'anno prima? Li avevo avuti una parte l'anno prima, un 40% l'anno prima. Ti dico, veramente allievi provinciali, non mi ricordo, forse avevamo fatto i regionali nella seconda fase, ma eravamo una squadra con poco materiale. Chiaro, chiaro. E le partite chi le andava a vedere però dei tuoi avversari? Chi mandavi? Ecco. Un grande, adesso so che ha aperto il Tito Sport a Bologna, Andrea Accorsi.
un analista eccezionale. Poi ha fatto delle scelte diverse per lavoro, ma con lui mi sono trovato benissimo. Lui andava il sabato, poi è stato fortunato che per un anno, il mio primo anno di eccellenza, lui praticamente andava, avevamo quasi sempre il progresso, lui abita a Bologna, quindi era comodo. Il mio primo anno di Junior Nazionale c'era la San Maurese, quindi era un po' meno comodo. Tutti i sabati andava a San Mauro a riprendere la partita, praticamente si incrociavano andati lì. Un grande, veramente. Allora, vediamo se ci sono altre domande, direi di sì. Allora, Michele Gioviale ti chiede se il carico cognitivo aumenta all'avvicinarsi della partita o come lo gestisci? Sì, ti dico la verità. Molto, nel senso che, allora, io il carico cognitivo il giorno dove è meno influente è il martedì. Per i motivi che vi ho detto prima, in tutti gli altri giorni il carico cognitivo nei miei allenamenti è elevatissimo. Ovviamente il venerdì raggiunge l'apice perché è la preparazione della partita. Quindi il carico cognitivo è la componente più importante. Ok. Marco, tu hai domande? Allora, ha appena scritto Luca Polidori che ti chiede se la giovane età, soprattutto all'inizio, ti ha causato qualche problema, magari a livello di gestione, soprattutto con i più adulti. Questa è una domanda che mi fanno sempre, sempre volentieri. Allora, ti dico la verità, sì, la mia giovane età è una cosa che incide, perché comunque, sai, quando tu hai 26 anni e ti trovi a dover avere, diciamo, giocatori che hanno 35-36 anni, è normale che incida. Per quanto riguarda invece l'essermi trovato, mi sono sempre trovato molto bene. È normale che alcuni giocatori richiedano una tipologia di gestione, altri giocatori un'altra tipologia di gestione. Cerco di rendere più partecipi possibili i giocatori che hanno una personalità più preponderante, ovviamente. Io in questi anni ne ho avuti parecchi, soprattutto dai Salomone e Innocenti su tutti. Però non ho mai avuto problemi. È chiaro che a volte ovviamente hai anche visioni diverse, quindi scontri, me ne ricordo qualcuno, però ho sempre avuto un ottimo rapporto. Ok, te ne faccio una io. Per quanto Dimmi. riguarda la Juniores, utilizzi Sì. spesso i ragazzi, le fai salire, Allora, allenarli con guarda, te? l'anno scorso noi avevamo un gruppo molto risicato a livello numerico, eravamo proprio pochi, quindi venivano almeno 3-4 giocatori tutti gli allenamenti. Quest'anno E mister, ti ho riperso io. Eravamo abbastanza, però tendenzialmente due o tre giocatori. Massimo, tu senti? Sì, No, lo quest'anno perdiamo. Ogni ok. tanto ti Eravamo perdiamo, due o mister. tre che si allenava con noi e Mister, pare. ti abbiamo praticamente perso sempre su questa risposta. Allora, quello che ho detto è stato sì, cioè è normale che la mia giovane età in qualcosa possa influenzare, però non ho mai avuto problematiche nella gestione dei giocatori. È chiaro che tutto passa dalla condivisione e secondo me dal creare un rapporto individuale forte con i giocatori che possono avere una determinata personalità spiccata. Su tutti, magari dico, io ho avuto Salomone, ho avuto Innocenti, ma ne ho avuti tanti che hanno una personalità forte. Non ho mai avuto problemi di gestione, anche se ti dico che alcune volte ovviamente passi anche dall'avere visioni differenti. Mi Perfetto, sentite? sì, Ah, ero cioè, io visioni. che, ripeto, Ah, non sono no, un grandissimo visioni. regista e mi metto a smanettare sul computer, ma non è la mia Visioni vocazione. differenti che a volte magari possono portare anche, sai, nel momento della partita a uno scontro verbale. Sempre avuto ottimi rapporti con i miei giocatori. Quello penso sia stato una base determinante per quello che abbiamo fatto in questi anni.
Ok, dicevi che comunque la juniores quindi porti Sì, io in prima squadra. porto, considero che quest'anno noi abbiamo un 2003 che si allena con noi, Sì, quindi io infatti. ho sempre avuto due, tre giocatori ad allenamento che venivano con noi. L'anno scorso anche molti di più, perché eravamo corti come organico. Quest'anno meno, però due giocatori più o meno tutti gli allenamenti, sì. Tendi ad avere sempre 22 giocatori agli allenamenti? No, ti dico, non sono quelli che dicono io sono 22 giocatori, no. A volte sì, a volte no. A volte in delle situazioni sì, a volte magari riesco a faccio delle situazioni che non presuppone il fatto che siano 22. Chiarissimo. Anche se quest'anno avevo una fortuna, che eravamo abbastanza e quindi potevo sempre scegliere tra una modalità di allenamento o l'altra. Ti faccio una domanda scomoda, tra virgolette, da mister. Dimmi, dimmi. Quando hai già in te, te la La voglio far. formazione. Bravissimo. La formazione. Vuoi una risposta politica a quelli che ti dicono: ma ci penso il sabato No, notte no, 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 quando. no, 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 Cagata, secondo me è una la gran voglio cagata. giusta. Io ti dico la formazione per il 70% ce l'ho in testa quando ho finito di vedere completamente gli avversari. Il giovedì. Chiaro. Arrivo alla sua definizione completa, finito l'allenamento del venerdì. Io A meno che infatti, non ci siano mister, questioni. ricordo dei giocatori in squadra in cui sono stato anche in eccellenza che mi dicevano quando il mister parla il mercoledì sera si capisce già la formazione della domenica. No, io questo no, è chiaro che alcune volte sì. Cioè, alcune volte sì, alcune volte magari capisco. L'anno scorso sì, eravamo talmente pochi, c'è la concorrenza a quei 12 che giocavano, erano dei 2001-2002 della Juniores. È normale che dico che okay, il mister o è caduto e ha sbattuto la testa, o è normale che la scelta sia tra noi 12 e 13. Quest'anno molto di meno. Diciamo che delle volte magari mi divertivo a fargli credere che la formazione che avevamo messo il venerdì loro pensavano fosse quella di titolare, e la domenica c'erano quattro diversi. Chiaro. Quindi. Adesso ti faccio un'ultima domanda io che magari poi non chiedo, che magari esula anche un po' dagli allenamenti. Comunque, non so se tu l'hai mai vissuta questa cosa, ma quanto diciamo così, la società, la dirigenza può pesare sulle strategie di un allenatore che nell'impostare la partita, nell'impostare la Guarda, partita, diciamo così, in base al periodo. dico, ad Alfonsine questo non ho mai avuto nessuna problematica di questo tipo qui. Società che per un allenatore che deve fare crescere, fare dalla palestra è l'ideale, perché nessuno mi ha mai, non ti dico imposto perché altrimenti non sarei stato lì sicuramente, ma neanche mai messo il dubbio del dire forse Pino, Giuseppe, Francesco lì poteva fare. Ti dico la verità, no, ho lavorato con tre direttori sportivi diversi in tutti e tre gli anni e mi sono molto legato al direttore che avevamo quest'anno, Luca Martini, però nessuno mi ha mai ostacolato o veicolato in delle scelte che devono essere allenatore. Certo, io le ho condivise, magari con il mio staff, col direttore, ma nessuno mi ha mai detto per me. Deve giocare Pino perché Pino lì è fortissimo. No. Quindi in questo ti Ok, dico. Dimmi. io direi Marco, se vuoi concludere Sì, anche perché la come al chiacchierata. solito quando superiamo i 90 minuti si va nel recupero, bisogna iniziare anche a Certo. rischiare la fine. E per cui beh, ringrazio di nuovo Mister Gori, e Io vi ringrazio. immagino che nel caso di ulteriori domande, se poi te le riporteremo, se non le vedrai direttamente tu, suppongo sarai molto contento di rispondere. Certamente. Mi scuso ancora invece con Alessandro l'Indipendente Sportivo, che non siamo riusciti a inserirlo, ripeto, per me è colpa di Gori, ma Meglio, meglio, non meglio. potevo indossarlo. No, scherzo. Mi faceva delle domande. Va bene. Ringrazio tutti, auguro anche una buona Pasqua a tutti quelli che ti stanno seguendo.
Bene, grazie. E la ricambio anch'io gli auguri a tutti voi e a tutti quelli che stanno seguendo. Anch'io ti saluto, mister, e tanto ci sentiamo presto, così capiamo un attimino come andrà a finire questo campionato, se ci saranno delle strategie che dovremo darti una mano, perché esatto. Come dicevo anche l'altra volta, sempre al tuo fianco, noi non molliamo. Grazie. E niente, do la parola a Stefano, così saluta anche lui, e anche io auguro buona Pasqua. Sì, grazie mister, ti faccio anch'io gli auguri anche per il tuo futuro, per il tuo proseguo. Grazie mille. E poi sicuramente noi, essendo anch'io della Romagna, ci incroceremo sui campi da avversari, da chi lo sa. Grazie a voi dell'opportunità, veramente vi ringrazio tanto e speriamo di vederci presto sui campi. A presto. A presto, ciao a tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao.